Buonasera a tutti. Come state, cari amici? Spero bene. Ho fatto delle piccole modifiche al microfono, spero che non ci siano problemi, che non si sentano rumori strani. Benvenuto Achille, Galad, Edo, Mirko, Lori, Eugenio. Ciao a tutti, ciao, benvenuti. Ok, sono contento che si senta bene. Questa settimana ho fatto anche delle prove per usare il telefono come microfono, così, perché c'è un'app, magari vi interessa anche che vi permette di usare il telefono come microfono sul PC. E quindi, vabbè, ve lo dicevo così per conoscenza. Ottimo, allora, questa sera parliamo di danni psicologici da lockdown. È molto interessante questo argomento perché ci stiamo avvicinando ad un. L'app si chiama. Aspetta che te lo dico subito. Scusate, ma poi vado fuori tema molto facilmente, come quando si facevano i temi. Si chiama WOMIC. WOMIC. È gratis, si installa sul telefono e poi si installa un piccolo clientino su Windows o su iOS. E poi trasmetti l'audio via WiFi, via Bluetooth oppure via cavo USB. Devi stare un po' attento, bisogna abilitare il debug sul telefono, alcune cosette, ma è tutto spiegato online sul sito dell'app. Si sa mai che vogliate fare la streaming e non avete un buon microfono, potete usare quello del telefono per fare le streaming. Ok, allora ragazzi, parliamo di questo questa sera perché ci avviciniamo probabilmente ad una nuova stretta, no? Ad una nuova stretta di restrizioni, visto che sta un po' salendo la curva, ci ritroviamo un po', come dire, con l'Italia quasi tutta arancione, ma insomma la tendenza è quella di un aumento di zone rosse e si sta parlando di un lockdown in questi giorni, si sta parlando di un lockdown generalizzato per quanto riguarda il weekend. E quindi valeva la pena spendere una serata per parlare dei danni che provoca il lockdown, che sono stati accertati anche dal governo stesso. Vi farò vedere degli studi proprio portati avanti dal governo stesso, delle relazioni anche presentate, quindi non che il governo non ne sia in qualche modo consapevole di questa cosa, ok? Non c'è una volontà nascosta di tenere nascosto il fatto che c'è un impatto psicologico forte sulle persone. Proprio sul sito del governo, se cercate, dopo ve li mostro, ci sono alcune relazioni portate da parlamentari piuttosto che relazioni interne, come dire, in qualche modo proprio promosse dal governo stesso. E quindi questa cosa è reale, è realtà, cioè c'è proprio un impatto psicologico forte. Che riguarda i bambini e anche gli adulti, e che può avere, ed è questo il motivo per cui ho pensato di parlarne questa sera, può avere anche dei risvolti a lungo termine, cioè possono avvenire dei cambiamenti nel cervello umano conseguentemente a lockdown prolungati, e qui vedremo appunto che ci sono alcuni studi su cui non sono completamente d'accordo, però vabbè, che parlano di appunto danni cerebrali permanenti a causa delle conseguenze di lockdown prolungati. Quindi ne parliamo, tralasciando magari un po' le tematiche classiche del canale, che sono più quelle legate, diciamo, al risparmio, al cambiare vita, al sopravvivere al lavoro, eccetera, perché in questo particolare momento credo sia interessante e importante anche essere consapevoli di tutto questo. Intanto, buonasera agli ultimi arrivati, ultimi ma non per importanza, ma solo per tempistica. Un abbraccio grande a tutti quanti. Vi ricordo che se avete Amazon Prime potete abbonarvi gratuitamente qui sotto col bottone viola. E se vi abbonate gratis, non vi costa nulla, non vi cambia neanche niente dal vostro attuale abbonamento Prime, però a me arriva un piccolo contributo che mi aiuta ad andare avanti. Quindi è molto apprezzato, insomma. Tutto qua, non vi do nessun vantaggio ad abbonarvi, eh. Ci sono alcuni canali che danno emoticoni in più, alcuni canali che danno l'accesso ad un gruppo Telegram riservato, non mi sembra neanche tanto corretto fare le differenze tra chi paga e chi non paga. Chi vuole pagare lo fa di cuore e aiuta la causa, chi non vuole pagare
non importa, li vogliamo bene uguale, ed è corretto anche che una persona non paghi. Grazie Achille 1982 per l'iscrizione con Amazon Prime. Grazie di cuore, ti ringrazio tantissimo. Dicevo, parità, parità di diritti tra chi paga e chi non paga, che poi non pagate perché è un Prime che avete già. Infatti vi dico sempre, non pagate l'abbonamento di tasca vostra. Se avete Prime per i fatti vostri, grazie perché vi abbonate, se no non abbonatevi. E pazienza. Non tutto gira attorno ai soldi, almeno non a casa mia, diciamo. Ok, mi dispiace che si blocchi un po', ragazzi, perché io vedo invece una bella connessione verde, bella power, quindi... La vorrei fare, questo è perché non ho la partner. Vorrei fare la settimana prossima o quella dopo una sessione intensa di live per avere la partner, perché mi mancano un po' di ore per averla. Così poi dopo potete avere anche l'opzione per cambiare la risoluzione e metterla bassa. Va bene, dai, ma non perdiamoci in chiacchiere. Ci chiacchiereremo un po' alla fine, no? Tra di noi. Se volete intervenire sull'argomento, c'è Discord aperto, scusate, anzi lo apro adesso perché l'ho lasciato chiuso. Apro il Discord. E cos'è Discord? Scrivete in chat punto esclamativo Discord e anzi, guardate, lo metto nel titolo della live anche punto esclamativo Discord e anche punto esclamativo Prime. Mi sembra che l'avevo fatto per Discord. Esatto, per vedere un po' quali sono le opzioni per il Prime. Cos'è il Discord? Voi potete collegarvi e parlare in diretta semplicemente scrivendo punto esclamativo Discord e cliccando sul link che vi esce. Ecco, questa era la mia entrata in Discord. Non vi si vede, vi si sente, basta. Se volete intervenire sull'argomento, siete i benvenuti. Siamo una community e anche bello chiacchierare tra di noi. Senza lo spazio, Achille, punto esclamativo Discord e basta. Senza lo spazio tra punto esclamativo e Discord. Ok, leggevo la chat. Dunque, danni psicologici da lockdown. Sono una realtà ormai accertata, nel senso che un cambiamento così drammatico all'interno della vita delle persone. Nessuno può negare che abbia dei risvolti, dei negativi principalmente, sulla psiche, sul funzionamento del cervello, anche sul lungo periodo. Però alcuni studi vanno anche un po' oltre e vogliono che questi cambiamenti possano essere perenni nella mente delle persone e quindi in qualche modo un lockdown può portare ad avere delle disfunzioni, in qualche modo mentali. Vedremo adesso perché, ve lo spiegherò. Delle disfunzioni mentali che poi sono persistenti, quindi i danni non sono limitati temporalmente parlando al periodo del lockdown o subito dopo, ma possono accompagnarsi per tutta la vita, secondo alcuni studi. Naturalmente non è così semplice, adesso lo vedremo. Di che studi sto parlando? Sto parlando, per esempio, non solo studi, ma proprio anche presentazioni vere e proprie che sono state fatte dall'Ordine degli Psicologi al governo, quindi insomma, che si trovano qui, ad esempio qui, eccolo qua. Questo è, come vedete, il sito del governo, il sito salute.gov.it, il sito del Ministero della Salute, e vabbè, pubblicizzano l'app Immuni naturalmente, e poi qua sotto c'è la presentazione di un'indagine sull'impatto psicologico del lockdown nei minori, in questo caso, perché naturalmente c'è particolare attenzione ai minori. Vedete, è un comunicato, è numerato, riguarda ancora l'anno scorso perché eravamo appena usciti dal lockdown a giugno, no? 15 di giugno, 16 di giugno, forse è stato uno dei primi giorni, non me lo ricordo bene, forse il 5 di giugno, uno dei primi giorni che siamo tornati liberi, e quindi è stata presentata questa indagine da parte appunto di queste persone, quelle dell'IRCCS,
di Genova, insomma, da una serie di neurologi, eccetera, che raccontano, cosa raccontano in particolare? Beh, per quanto riguarda, questo lo trovate, poi vi lascio il link in descrizione per chi sta guardando la diretta poi in differita su YouTube. Cosa racconta, ad esempio, questa relazione che è conseguente ad uno studio? Racconta che soprattutto nei bambini il fatto di vivere questo fortissimo, fortissimo cambiamento non voluto, che psicologicamente ovviamente ha un impatto, porta a una serie di stati d'animo, soprattutto all'interno dei bambini, una serie di stati d'animo, che in qualche modo i bambini fanno fatica a metabolizzare perché, come ben sapete, i bambini non capiscono bene le situazioni, anche se hanno una capacità di adattamento. Aiutatemi questa sera! Una capacità di adattamento molto, molto forte. E comunque, diciamo, tendono a non comprendere bene il perché delle situazioni, no? E a subire in maniera passiva poi le restrizioni e gli obblighi. E quindi l'insieme di incertezza, no? Incertezza per il futuro, le paure che hanno i bambini, di quello che sta accadendo, delle storie che sentono sul virus, l'isolamento, no? La mancata possibilità di vivere, in armonia, in comunità con gli altri bambini, con i loro coetanei con cui si confrontano e allo stesso tempo in qualche modo si crescono e si rapportano e, come dire, anche si limano i caratteri, no? E cercano e capiscono quali sono poi le dinamiche di gruppo, le dinamiche sociali, e quindi questa grande mancanza di rapporti, soprattutto che ci sono tra i bambini, e quest'ansia generalizzata appunto di questa percezione che hanno di un futuro non certo, e uno stravolgimento dei loro ritmi, delle loro abitudini soprattutto, portano a dei sintomi ben precisi nei bambini. Questo è quello che c'è scritto in questa relazione, ve la riassumo naturalmente io senza stare a leggervela, come dire, riga per riga, che sarebbe un po' noioso, ve la riassumo, l'ho letta, l'ho studiata nei giorni scorsi. Cosa portano nei bambini? Beh, ognuno di noi. Io l'ho visto anche nei miei figli, devo dire la verità, e sono certo che quando vi racconterò queste cose, forse facendo un po' di, così facendoci un po' caso, può darsi l'abbiate visto anche nei vostri figli questa cosa. C'è un aumento di irritabilità, cioè i bambini sono un po' più irritabili del solito, più facilmente irritabili del solito, perché la tensione generalizzata li porta ad essere un po' più irritabili. Hanno disturbi del sonno, io l'ho vissuto con i miei ragazzi, si svegliavano più frequentemente la notte, venivano nel lettone, qualche volta facevano sogni brutti più del solito, e quindi magari c'è un ritorno alla paura del buio. Un ritorno che magari potevano già aver superato ad una difficoltà di dormire, di addormentarsi, maggiori risvegli notturni, no? Con magari incubi o urli notturni o in qualche modo comunque un sonno non continuato, ecco, diciamo così, che possono portare poi alla lunga, visto magari che vista anche la mancanza di sonno, possono portare a disturbi veri e propri di ansia, cioè proprio una vera e propria ansia, manifestarsi di un'ansia, che è un'ansia, è anche un'ansia da separazione, no? Se vogliamo, in qualche modo, cioè dovuta al fatto che la loro realtà non è più la loro realtà, loro sono stati brutalmente sradicati dalla loro realtà e non possono avere contatti fisici con gli altri bambini, i giochi sono cambiati, ci sono dei limiti, ci sono dei confini che non possono più oltrepassare, ci sono delle regole che devono rispettare e poi subentrare anche dell'ansia da separazione, no? E quindi più in generale, diciamo, a livello globale, questo studio portato poi al Parlamento, ancora a giugno dell'anno scorso, ha in qualche modo evidenziato il fatto che c'è una generalizzata instabilità emotiva. E questo soprattutto nei bambini. Questa è soprattutto la cosa che capita principalmente nei bambini. Dopodiché si può passare ad analizzare quello che invece può capitare negli adulti come conseguenza, no? Di questi danni psicologici da lockdown. E anche questa è una serie di conseguenze che riguardano un po' la discontinuità, cioè sono noti in psicologia, ma anche in psichiatria, i disturbi della discontinuità, cioè in qualche modo la mancanza di una certezza e di una serie di
potremmo chiamarli così. Grazie mille Valeria e Sciacca per l'iscrizione con Amazon Prime, grazie mille, ce l'ho fatta. Grazie. E questo disturbo legato alla discontinuità, dicevo, riguardano soprattutto il fatto che le routine, che sono fondamentali nella vita, le routine, vengono a mancare. Quindi il fatto di avere dei capisaldi fissi, per svegliarsi la mattina, l'avere la scuola la mattina, l'avere, che ne so, i genitori che tornano a una certa ora, il pranzo ad una certa ora, si va a dormire ad un'altra ora, a quell'ora si mette il pigiama, no? Sto parlando dei bambini, ma naturalmente è facile declinare questa cosa anche negli adulti. La mancanza di una routine generalizzata porta ad una serie di disturbi, porta ad una serie di cattive abitudini prima, che a loro volta poi portano a una serie di disturbi. Adesso centriamo in questa cosa, però prima leggo un po' di commenti, se no faccio un monologo e che live sono. Allora le registro e buonanotte, no? Ciao Fire of Desert. Ah, grazie, il lockdown è terminato il 3 maggio, grazie. Ce l'hai fatta però Valeria a fare l'iscrizione, bravissima. Buonasera Samuelaz. Mirko, per fortuna la mia è piccola, solo 21 mesi, per lei è una normalità, sì, probabilmente a quell'età non se ne accorge neanche, no, di un cambiamento di questo tipo. Ok, forse l'età più delicata è proprio quella dei tuoi. Potrebbe darsi, i miei hanno dunque 5 e 9 anni e quindi è abbastanza delicata, sì. Il più piccolo, secondo me, non l'ha vissuta per niente male. La grande qualcosina, lo vedo che è cambiata in qualcosina. Mamorth Ricchi dice: i bambini ci rimettono sempre, purtroppo. Purtroppo i bambini sono le creature indifese. Sì, ce l'hai fatta, Valeria. Sono delle creature indifese che poi ce la rimettono sempre. Ti ringrazio tanto. Allora, dicevamo, anche gli adulti, no? Hanno questo disturbo della discontinuità in qualche modo, che sfocia in una serie di, soprattutto in una serie di conseguenze dirette che sono cattive abitudini. Quando si perde, dicevo, una sorta di ritmica nella propria vita, potremmo più propriamente parlare di una serie di cose che si fanno ripetutamente nella giornata, no? Una serie di abitudini che sono dettate dai doveri soprattutto, no? I doveri che si hanno nei confronti della famiglia, ma anche nei confronti del lavoro, nei confronti della, che ne so, delle altre persone. Insomma, sappiamo, ognuno di noi ha la sua routine quotidiana, che più o meno è sempre la stessa. Anche se è un po' triste questa routine, diciamo, perché generalmente è fatta di cose che non ci piace fare, come andare a lavorare, oppure dovresti alzarsi presto la mattina, o parcheggiare i figli a scuola, queste cose qua, queste routine classiche, di fatto però portano anche un po' di ordine nella nostra vita. Quindi poi ci capita che, non so, le pulizie di casa si fanno sempre quel giorno lì, il sala domenica è sempre il giorno che si va a pranzo dai parenti o che si invitano le persone a casa, il venerdì sera è il giorno che si va a prendere l'aperitivo. Tutta questa serie di cose, questa routine porta ordine nella nostra vita. E l'ordine è utile, è utilissimo, tanto che generalmente più le persone sono ordinate nella loro vita, c'è un libro bellissimo che è Il magico potere del riordino, che spiega bene questa cosa, più le persone sono ordinate nella loro vita, più c'è chiarezza nelle loro menti e quindi maggiore anche la produttività. E non sto parlando della produttività lavorativa, che ci interessa molto poco, ma soprattutto della produttività legata ai propri progetti, no? Alla propria vita, il fare le cose, il non trascurare tutto quello che è il proprio universo, la propria realtà, eccetera. E quindi quali sono le conseguenze dirette della mancanza di routine? Sono il fatto che gli orari, ad esempio, vengono sballati, si va a dormire tardi la sera, ci si sveglia presto la mattina, quindi si incomincia poi, ad esempio, a mangiare un po' più male, no? A fare pasti poco regolari, a non avere più quella voglia di magari preparare il cibo salutare, sano, perché ci si sveglia troppo a ridosso di mezzogiorno, magari stando in lockdown, lo dico. E quindi non si ha tanta fame, però i bambini ce l'hanno invece perché si sono svegliati 2 ore prima, allora gli fai qualcosa al volo, e quindi c'è magari come dire, un ritorno negativo, ecco, dal punto di vista della
l'alimentazione e quindi magari anche della salute, quindi si tende a fare un po' meno movimento e non dico sport vero e proprio, che poi tra l'altro era praticamente precluso durante il lockdown stretto, no? Si poteva solo giracchiare intorno a casa che non era sufficiente, tanto che io ad esempio per avere questa libertà di poter andare invece dove volevo, quando volevo, andavo a correre alle 5 della mattina quando non incontravo nessuno, pur di concedermi un po' di libertà, eccetera. E quindi si pecca di sport, quindi si tende ad ingrassare, si tende ad avere qualche disturbo maggiore dal punto di vista dell'alimentazione, della salute anche fisica e non solo psicofisica. Può subentrare quindi con questo grande disordine nella nostra vita, può subentrare un po' di, scusate, poi si tende magari abusare un po' dell'alcol, no? Oltre che abusare un po' del cibo, perché la noia ti porta a mangiare di più, quindi ad andare in sovrappeso. Magari abusare anche di alcol, no? Il consumo di alcol è aumentato durante il lockdown, questo è stato stabilito già da tempo, quindi non solo fa ingrassare ancora di più l'alcol, ma poi può provocare malattie cardiovascolari. L'insieme di questo disordine, di queste cattive abitudini, possono portare, oltre alla mancanza di prospettive future, l'isolamento, che lo sentono anche gli adulti ovviamente, la mancanza, la paura per il futuro, l'incertezza economica, che ne so, ma soprattutto l'isolamento, il fatto di non poter vedere altre persone, no? Perché sentirle sui social non è come incontrarsi dal vivo, ovviamente lo sappiamo tutti. L'insieme di tutte queste cose possono portare a una serie di conseguenze che possono tranquillamente sfociare anche in forme di depressione, ma anche in altre fobie, come ad esempio l'agorafobia, no? Lo stare sempre chiusi, non vedere mai nessuno, poi ci disabitua a frequentare gli altri e a stare negli spazi aperti, dove poi magari ci ritroviamo non più a nostro agio, no? E quindi soffriamo di disturbi di vario tipo, ci sono persone che questi disturbi li superano magari abbastanza facilmente, altre che ci rimangono sotto per lungo tempo e poi hanno bisogno di essere aiutate da degli specialisti, no? In qualche modo. Monica, la mia ne ha 11 anni e ha chiesto di dormire con me senza motivazione. Ha detto che ha paura. È un classico, come dicevamo, no, Monica? Una classica conseguenza, ma l'ho vista anch'io, quindi è assolutamente normale. E ci sono anche altri studi che parlano di questa cosa qua. E ho trovato di questo problema. Ho trovato, ad esempio, sul Sole 24 Ore, c'è uno studio. In generale, portato avanti dallo Short Mood and Feelings, questo Nari, insomma, pubblicato su Nature, quindi non proprio gli ultimi scappati di casa, dove spiega soprattutto questa esistenza della correlazione tra stati mentali depressivi e il lockdown e l'arrivo del Covid-19. Vi lascio anche di questo poi il link in descrizione sotto, qua ci sono tutti gli autori, eccetera. Qui ne parlano sul Sole 24 Ore. L'ordine degli psicologi, poi, questo ne parliamo dopo, hanno anche in qualche modo stilato e ne parliamo una serie di buone pratiche da adottare per riuscire a il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, quindi proprio la massima autorità in materia, almeno a livello italiano, hanno stilato una serie di buone cose da fare per riuscire a vincere questa psicosi in qualche modo da lockdown. Ci interessa però andare un pochettino oltre e provare a parlare di quello che ha riportato in uno studio, poi in qualche modo che trovate in rete, su vari siti, su vari canali YouTube anche, della psicologa, scusate, della neurologa, Rosanna Chifari, di Liberamente, che ha raccolto una serie di studi scientifici e ha dedotto una serie di conseguenze molto più gravi rispetto a quelle che abbiamo in qualche modo, analizzato fino adesso. E vorrei parlarvene, per due motivi. Uno perché è interessante saperlo, l'altro perché secondo me questo studio, come è stato riportato poi su vari articoli che ho letto in rete, forse è stato riportato in maniera un po' troppo allarmistica e dopo vi spiego perché.
Allora, chi è questa signora, questa scienziato, diremmo comunque un medico, soprattutto un medico, è Rosanna Chifari, che è una psichiatra e neurologa. E cosa ha fatto? Ha preso una serie di studi legati appunto ai danni derivanti dal lockdown e li ha uniti con un'altra serie di studi che in qualche modo spiegano quello che accade quando subentrano delle dipendenze. Qual è stata la congettura che ha fatto l'unione? Qual è stato il punto di incontro, diciamo, tra questi studi? Perché li ha messi insieme? Il suo ragionamento è stato questo, ed è molto corretto, secondo me. Ha detto: visto che durante i lockdown aumentano le dipendenze, le persone stanno molto più sui social, l'abbiamo visto, io l'ho visto con i miei numeri, no? L'ho visto con le mie curve, con i miei grafici su YouTube soprattutto. Ho triplicato le visualizzazioni durante il lockdown, no? Quindi è vero che le persone stanno più sui social. E le persone si sono anche fiondate su Netflix o su Amazon Prime anche, no? A guardare serie TV una dietro l'altra perché non avevano nient'altro da fare. E questo è un altro dato, come dire, incontestabile, perché questi servizi online hanno vissuto una grandissima crescita dal punto di vista degli introiti, no? Degli accessi e quindi degli introiti. Ma anche le dipendenze legate, come dicevamo, all'alcol, no? O all'abuso di sostanze stupefacenti, è molto aumentato durante il lockdown. Soprattutto quello dell'alcol. Questa serie di dipendenze da social che sappiamo molto bene essere un grave problema dei nostri tempi, dipendenza dalla TV, che è un problema che c'è da sempre, ed è il motivo per cui se io vi dico un pezzettino di uno slogan o vi canto una canzoncina qualsiasi, voi la sapete ricondurre perfettamente a qual è il marchio pubblicitario, no? Perché è come dire, è una sorta di lavaggio del cervello che ci fa la televisione in maniera così fortissima, no? E senza soluzioni di continuità. E anche la dipendenza da sostanze portano in qualche modo a delle conseguenze molto forti. Questi comportamenti reiterati nel tempo, soprattutto compulsivi, no? Siamo stati sui social in maniera proprio compulsiva durante il lockdown, creano, secondo una serie di studi che sono stati messi insieme da questa neurologa, creano dei cambiamenti strutturali proprio a livello di cervello, cioè sono stati osservati proprio attraverso, voglio dire, dei macchinari, quindi che hanno osservato il cervello e hanno capito come è cambiato, proprio dei cambiamenti fisici reali, no? Cioè la corteccia cerebrale si è assottigliata. Nelle persone che hanno queste dipendenze, lo sviluppo di alcune parti del cervello non avviene in maniera corretta, quindi il lobo frontale, il cervelletto non avvengono in maniera corretta. Quindi, ad esempio, una classica conseguenza della dipendenza da social è quella di uno sviluppo della parte frontale, un sottosviluppo, diremmo meglio, della parte frontale del cervello che porta le persone a diminuire la loro capacità di attenzione. Quindi hanno i ragazzi soprattutto che sono sempre attaccati ai social, attaccati a TikTok, che stanno ore e ore ogni giorno su TikTok o su Instagram, soprattutto quei social lì che sono quelli dei ragazzi, soprattutto, si trovano ad avere forti deficit cognitivi, cioè forti deficit soprattutto nell'area della memoria. Cioè noi sappiamo tutti quanti, ad esempio, quando leggiamo un testo, dobbiamo impararlo a memoria, che più lo leggiamo, più lo impariamo, quindi il nostro cervello più legge una cosa, più la incamera. Ecco, questa capacità viene meno. Secondo questa serie di studi, appunto, portati avanti da, scusate, riportati poi in questo studio di più ampio respiro da Rosanna Chiafari, dicono appunto che i ragazzi hanno difficoltà poi ad apprendere, a memorizzare le cose. E quindi, cosa è arrivata a dire, appunto, tramite questa serie di studi? È arrivata a dire che se il lockdown spinge, incentiva le dipendenze di vario tipo, dipendenze dai social, diciamo, dalla TV, ma anche da sostanze stupefacenti, da alcolici, da droghe in generale, no? Qualunque esse siano, può portare a un
cambiamento strutturale nel cervello delle persone, molto banalmente. Cambiamenti che, secondo gli studi che appunto riporta questa neurologa, non sono poi reversibili, nel senso che sono, soprattutto nei ragazzi, dei cambiamenti che avvengono perché il cervello non è ancora completamente sviluppato e poi si sviluppa con questa assenza e non è possibile recuperare. In qualche modo non è più possibile recuperare. E quindi in qualche modo, siccome il lockdown incentiva queste dipendenze, ci sono dei danni, anche se possiamo dire indiretti, ma ci sono dei danni psicologici da lockdown molto molto gravi. La comunità scientifica, vorrei dirvi questo, perché alle volte si crede che ci siano dei medici che parlano di queste cose e dei medici che non parlano di queste cose e quindi solo quelli che parlano di queste cose sono i medici veri, quelli che hanno a cuore la salute della gente, invece gli altri medici no. La comunità scientifica è totalmente, completamente all'unanimità d'accordo su questa cosa, ok? E a più riprese ha fatto presente al governo attraverso interrogazioni, attraverso relazioni presentate in Parlamento anche, ha fatto presente al governo che il lockdown ha queste conseguenze. E quindi non è che la scienza ignori questa cosa, ok? Non è che i medici ignorino queste cose, lo sanno molto bene e lo hanno denunciato a più riprese su tantissimi canali, si trova un sacco di materiale, ho cercato questa settimana i materiali in rete e ne ho trovato una marea, quelli che vi ho mostrato sono soltanto 3-4 articoletti che riportano un po', che riassumono ecco un po' diciamo quelle che sono le macro questioni legate appunto a questi danni psicologici da lockdown, ma ci sono un'infinità di piccoli studi. Ho preso solo questi tre esempi, di cui uno è anche un articolo da Sole 24 Ore, per cercare un po' di essere risoluto, no? E quindi la comunità scientifica è totalmente d'accordo su questa cosa, sono proprio unanimi sul fatto che il lockdown può portare a questo tipo di danni, che vanno appunto da disturbi lievi legati al sonno nei bambini fino a problemi molto prolungati e anche irreversibili a livello cerebrale. E di conseguenza il governo dovrebbe agire, no? Noi ci aspetteremmo questo dal governo, che agisse in qualche modo e scongiurasse il più possibile l'arrivo di un nuovo lockdown. E è anche stato fatto, no? Se ci pensate, perché dopo il primo grande lockdown, quando poi ci siamo ritrovati con i numeri che avevamo a novembre, si è fatto di tutto, le regioni colorate, gialli, verdi, arancioni, fucsia, a pallini, eccetera, sono state introdotte esattamente per questo, perché un altro lockdown e poi un altro ancora e poi un altro ancora, come si poteva paventare avvenisse, avrebbero avuto dei danni psicologici molto forti, causato dei danni psicologici molto forti nei confronti delle persone. Ed è questo il motivo principale per cui a livello governativo hanno scelto di fare questo casino delle regioni colorate e non un ulteriore lockdown. Unitamente alle questioni economiche, ovviamente. Che poi ci fosse tutta una branca di virologi che invece parlava della necessità di avere un lockdown nuovo per fermare completamente la pandemia, questa è un'altra questione, no? E fa parte anche della contrapposizione che c'è tra diverse aree all'interno, diverse, come dire, discipline, le potremmo dire, all'interno della medicina stessa, no? Cioè ci sono tutti quei medici che hanno, e tutta quella comunità scientifica che è più legata in qualche modo ai risvolti che le scelte hanno in questa particolare configurazione, in questo momento storico, sto parlando, non in generale, i risvolti che hanno queste scelte sulla psiche umana, e altri che invece ce l'hanno, hanno più attenzione sui risvolti che invece la scelta di un lockdown, piuttosto che no, hanno invece sulla vita proprio vera e propria, no? Delle persone, quindi la vita o la morte, il numero di morti, eccetera. Quindi questo è un po' il quadro, però quello che vorrei aggiungere, dopo leggo un po' di commenti e discutiamo un po' insieme, è questa cosa qua. Quest'ultima questione, soprattutto legata ai danni psicologici perenni che si possono andare a configurare all'interno di un cervello umano quando c'è il lockdown, non sono così semplici, cioè non intercorrono con questa semplicità. Cioè non è sufficiente un lockdown di 2 mesi, 3 mesi,
come abbiamo già fatto, perché si creino dei danni psicologici a tutti e alla maggior parte, a tutta la popolazione, irreversibili, ok? Cioè, queste dipendenze sono dipendenze come quelle da smartphone, come quelle da alcol, come quelle da televisione, come tutte le altre dipendenze, hanno bisogno di anni per svilupparsi veramente, per diventare delle vere e proprie dipendenze. Vi parlo dell'alcolismo in generale, cioè l'alcolismo è un processo che impiega anni a crearsi, ad instaurarsi, ad esempio, così come la dipendenza da social, no? E quindi non è sufficiente un solo lockdown, cioè il lockdown scorso, molto probabilmente, per quanto possa aver creato dei disturbi nelle persone, non è stato abbastanza per creare per generare un cambiamento nel cervello delle persone, ok? Però se ci fossero altri lockdown e se ci si ritrovasse chiusi in casa per altri mesi e mesi, prolungatamente, per i prossimi 3, 4, 5 anni, allora la cosa potrebbe diventare problematica, ok? Lo voglio specificare questo perché ho letto veramente questa settimana in rete una marea di articoli e anche un sacco di canali YouTube ben noti, con centinaia di migliaia di follower, cavalcare molto questa questione del cervello umano che si modifica conseguentemente appunto al lockdown, no? E farne un po', come dire, anche un motivo di critica nei confronti del governo, eccetera, no? Ma non è così semplice, ok? Non è bastato un unico lockdown perché questo accadesse. Questo è molto importante. Non dobbiamo entrare in questa psicosi adesso che diventiamo tutti scemi perché c'è il lockdown, ok? Ci vorranno molti anni, ci vogliono molti anni. Le dipendenze sono qualcosa che si creano in molti anni di reiterati comportamenti sbagliati, e quindi di conseguenza anche queste dipendenze lo sono, ok? Non ritorno sull'argomento, mi sembra di aver spiegato a sufficienza quello che ho capito questa settimana. Adesso leggo un po' di commenti e dopodiché l'argomento della serata era questo. Solo a me si blocca di brutto. Io ho una banda ottima, questa sera vedo proprio verde al massimo. La guerra sicuramente meno subdola, dice Dovia, eh sì. Fire of Desert, il lockdown ha portato ad un aumento. Grazie mille Farfabalena per l'iscrizione con Amazon Prime. Colgo l'occasione per ricordare a tutti che se avete a Prime potete abbonarvi gratuitamente. Non vi costa nulla, non vi do però neanche nessun vantaggio. Mi fate solo un piacere. Dice Fire of Desert: il lockdown ha portato ad un aumento di divorzi, convivenze difficili, ahimè, violenze domestiche. Verissimo. E mi sono sempre chiesto questa cosa qua: chissà quanti rapporti esistono, ci sono, no, tra le persone, solo perché la società ci impone di vederci poco. E le nostre vite sono principalmente fuori dalla famiglia, no? E in effetti si è visto poi, no? Quando le persone sono costrette a stare insieme, oltre appunto alla difficoltà, anche che poi nelle difficoltà è ancora più difficile stare insieme, per carità, però quando le persone sono costrette a stare insieme, poi vengono fuori tutti quei difetti e quella capacità di stare insieme che richiede appunto una certa dose di non solo autocontrollo, ma anche di resilienza, se vogliamo chiamarla anche così, di comprensione di tutto. Non tutti l'hanno, e quindi poi succedono i divorzi, come dice Fire of Desert, ma è vero questa cosa. Alchimiki, io sono sempre portato a vedere l'opportunità vedere l'opportunità della cosa. I bambini adesso conoscono i padri, prima tanti li vedevano solo in fotografia. Verissimo, verissimo. Anche tante madri, eh. Mi sono molto arrabbiato l'altro giorno perché ho visto una psicologa una famosa psicologa in carriera, mi ha arrabbiato, insomma, mi ha dato un po' fastidio vedere che una persona così influente desse un consiglio così sbagliato, secondo me. Una famosa psicologa in carriera, che
magari conoscete anche, non faccio il nome, raccontava che appunto lei lavora anche 10-20 ore al giorno, è sempre in TV, scrive libri, è sempre, quando va a casa poi fa le dirette su Instagram, e ha famiglia, ha figli, no? Io mi sono chiesto, ma tu? E poi dice in televisione, o dice ai suoi follower, che non è importante essere presenti sempre, è importante che quel poco tempo che stai con i figli, sia tempo di qualità. Io non sono per niente d'accordo, cioè, secondo me stare poco con i figli significa che i figli te li cresce qualcun altro e poi tu non li conosci, ti ritrovi a non sapere chi sono e poi tu come genitore non impari, no? Siccome non si nasce genitori, ma si diventa imparando, se tu non fai il genitore perché sei sempre dietro alla tua carriera e al tuo ego, non impari a fare genitore, non diventi un buon genitore, quindi non ci sai a che fare con i tuoi figli in qualche modo, no? E quindi non sarai mai un buon genitore. E io non darei mai questo consiglio, no? Non direi mai è giusto fare carriera e lasciare i figli alle tate e poi vederli magari però un'ora, 2 ore, 3 ore a settimana. Ma quell'ora, 2 ore a settimana sono ore di qualità. Per me non è così. Per me, se scegli di fare il genitore, lo hai scelto di fare il genitore, no? E significa che hai scelto di dare dell'amore ad un'altra creatura. Non hai scelto di, boh, che ne so, guadagnare dei soldi che poi darai ai tuoi figli sotto forma di scuole private, vestitini da, non so, tate super costose, vacanze super costose, cioè, mi sembra una cosa da pazzi pensare che si possa coniugare la carriera, soprattutto detto da una psicologa poi che parla di bambini in particolare. Sono rimasto molto male, devo dire la verità, perché una persona così influente non dovrebbe in nessun modo dare secondo me consigli di questo tipo, non dovrebbe mai dire che la carriera è compatibile con la famiglia, cioè. Diciamolo chiaramente, se siamo più interessati alla carriera, che alla famiglia, diciamolo chiaramente, è così, è punto, no? Ma non si può dire che una cosa è in qualche modo compatibile con l'altra. Già un lavoro normale non lo è. Figuriamoci uno che fa 10 ore al giorno, che è sempre con la testa lì, quando arriva a casa fa le dirette su Instagram o su TikTok. Voglio dire, io non penso che una famiglia possa funzionare in questo modo. Comunque, vabbè. Mi hai portato lì questa cosa, mi è venuta in mente che ho visto questa cosa qua, mi ha fatto veramente molto pensare. E ho pensato quante persone che hanno un'influenza incredibilmente forte portano esempi totalmente sbagliati pur di giustificare se stesse, le proprie scelte, far vedere che sono delle super donne o dei super uomini. È un caso che sia una donna in questo caso. Ho visto anche uomini dire queste cose, no? Allora, leggo un po' di commenti, torno un po' indietro perché ne ho visti. Rari, Francesco, io comunque credo di essere dipendente da smettere di lavorare e sicuramente il mio cervello si è modificato. Sì, ma da smettere di lavorare perché vuoi smettere di lavorare, mica dal mio canale. Allora, i social, Lori, i social ci fregano di brutto, ladri di tempo e anche di cervello. E stop, a stop punto, ok? E hai voglia come genitore a cercare di convincere un figlio a mollare il cielo, il PC per giocare ai buoni vecchi giochi tradizionali. È una lotta ad armi impari, verissimo, verissimo. Mi sono accorto poi io, da quando ho installato TikTok, che volevo fare quell'esperimento, che mi ritrovo a scorrere la timeline di TikTok, guardare le cose di TikTok, di cui non mi interessa niente perché sono scemenze, però diventano una droga, no? Quelle cose là. E più vediamoci i bambini che non hanno autocontrollo, no? Simo, purtroppo tanti ragazzi giovani e non perdono tempo su internet, scrollano le pagine sui social e chattano tutto il giorno. Questo periodo, compreso il lockdown dell'anno scorso, sono porzioni di tempo che non recupereremo più. Quindi sfruttarli per imparare una lingua o il fare dei corsi per imparare qualsiasi cosa sarebbe la cosa giusta. Sì, sono d'accordo. Bisognerebbe, non lo so, bisognerebbe fare. Mettere un timer di utilizzo di un'ora al giorno al massimo dei social, ma anche per gli adulti, anche per gli adulti, perché mi rendo conto anch'io che tante volte ne abuso. E figuriamoci i ragazzi.
Costanzo, stiamo davvero affrontando un bruttissimo momento, la gente è depressa ed esaurita, lo vedo tutti i giorni nell'ambulatorio, guardare te e le tue live fanno stare meglio, mi fanno conforto anche, va bene. Allora farò più live come ho fatto lunedì, ho fatto una live, la potete recuperare qui sotto dal bosco. Magari è terapeutica, è più terapeutico trovarsi, magari fare due chiacchiere nel bosco insieme. A pranzo e mangiare insieme, usare la pausa pranzo così. Magari ci diamo appuntamento lunedì, facciamo un altro pranzo nel bosco. Cosa ne dite? Come abbiamo fatto lunedì scorso. Galad, comunque io devo dire che ho visto del positivo nel lockdown scorso. Quanto tempo ho avuto per dedicarmi a tante cose che prima posticipavo sempre? Ma evidentemente sei stato molto bravo o brava, bravo, brava, a usare bene il tempo, no? Quello è una cosa che non tutti riescono a fare perché poi può subentrare la paura, no? Che ti blocca anche la depressione che ti blocca e non ti dà la voglia di fare le cose, no? Di metterti in gioco. Ah, e dobbiamo parlare di cosa fare adesso anche, di cosa fare per risolvere queste questioni. Eugenio, il fatto di poter avere la possibilità di stare all'aperto nel giardino orto mi ha molto aiutato nella scorsa primavera. Fossi dovuto stare tra quattro mura, avrei avuto seri problemi mentali. Il contatto con la natura è fondamentale. Verissimo, verissimo. L'ho sentita anche io questa cosa qua, devo dire la verità, Eugenio. Ad avere un pezzo di giardino e poi l'orto dietro, quello grande, con un pezzo di campo dove ho fatto la legna, mi ha tanto aiutato, quindi ti capisco totalmente proprio. A volte gli psicologi sembrano i primi ad aver bisogno di uno psicologo. Vedo. Erbe di campo, io invece devo ringraziare il lockdown perché mi ha mostrato e dato il coraggio di fare il passo decisivo nel cambiamento. Beh, quindi tu, Marco, hai veramente trovato un modo di sfruttarlo al massimo. Poi adesso sei libero, hai anche tu hai smesso di lavorare, bellissimo. Simone, andresti d'accordo con Galimberti, sai? Ma sì, sono abbastanza d'accordo con quello che dice Galimberti, sulla sua linea di pensiero. Edo, adesso torniamo a quella questione del tempo di qualità con i bambini di cui ho parlato. Dopo vi racconto un po' di metodi da mettere in campo per superare eventualmente il prossimo lockdown un po' più indenni. Se è giusto dire un po' più indenni, visto che già indenni vuol dire. Vabbè. Edo, come se un bambino guardasse il tempo di qualità, poi, quando gli basta una paletta di un secchiello. Grazie mille, Adaptarch. Adaptarch. Più difficile, no, questo nome. Per il scherzone con Amazon Prime. Un abbraccio grande, molto apprezzato. Ha ragione Edo, anche secondo me. Cioè, il bambino davvero ha solo bisogno. Voglio dire, no? Io lo vedo ai miei figli. I miei figli hanno solo bisogno di una cosa, che il genitore sia presente e che sia per lui una colonna portante che in qualche modo ci sia sempre, che se loro hanno un problema il genitore glielo risolve, se hanno do una domanda il genitore risponde, queste cose qua, no? E che ci possono contare sul genitore. Allora, se crescono con questa sicurezza di avere sempre presente un genitore, poi non avranno paura di fare delle scelte nella vita, perché sanno che se le cose vanno male, c'è sempre il genitore che lo aiuta. Se dietro le spalle non è nessuno perché il genitore non c'è, perché è in carriera e non c'è mai, avrai sempre paura che nessuno ti aiuti se vanno male, che se le cose vanno male. E i soldi non sempre sono sufficienti in questo caso, Saxonica, lo penso anche io che a un certo punto della vita uno deve scegliere in base ai propri valori, o famiglia o lavoro. Se vuoi fare entrambe le cose, alla fine sceglierai lo stesso, secondo me, no? Nel senso che quella cosa verso la quale ti dedicherai di più, l'altra sarà quella che hai sacrificato. Che poi te lo faccia consapevolmente o inconsapevolmente, beh, questo è un problema, ovviamente.
No, Alchimiki, ti riammetto al gruppo Telegram, ti riammetto. Mi sono dimenticato di farlo, cioè, più che altro ho fatto mille altre cose oggi. Ho messo il silicone alla doccia che c'era da cambiare, ho fatto un po' di cose, ho fatto il ragù e quindi non ho avuto tempo oggi. Allora, dopo vado avanti a leggere i commenti, li tengo qua fermi, dove sono arrivato. Un po' di questioni che possono aiutare a risolvere questo problema del lockdown, se dovesse intercorrere nuovamente, ma anche per chi si trova in zona rossa, per chi non sta lavorando, eccetera. Come si può un po' evitare di subire i danni psicologici dal lockdown? Allora, la prima cosa da fare è avere un progetto. Per me, secondo me, questa cosa qua va al primo posto, anche più importante delle buone abitudini di mangiare bene, di dormire, che adesso ne parleremo, insomma. Avere un progetto, cioè se tu ti crei qualcosa che vuoi fare, anche estremamente ambizioso, anche che ti sembra impossibile, anche che non hai mai fatto, imparo a suonare uno strumento, scrivo un libro, costruisco qualcosa, ristrutturo da me completamente la casa, facendo anche dei gran guai, ma poi mettendoci una pezza, no? Oppure studio una lingua, oppure non lo so cosa, imparo una qualsiasi cosa, non lo so. E avere un progetto, perché avere un progetto è quella cosa che ti dà uno scopo nella vita, no? Senza uno scopo nella vita, davvero la depressione è dietro l'angolo, ok? Anche smettere di lavorare, ovviamente. Non può significare non fare nulla dalla mattina alla sera, vuol dire seguire le tue passioni, no? Altrimenti, se non fai nulla dalla mattina alla sera, e io lo ho provato sulla mia pelle, veramente vai in depressione dopo 2 o 3 settimane che non stai più facendo nulla. Quindi devi fare qualcosa. Quindi avere un progetto, secondo me, è la cosa fondamentale, crearselo proprio, crearselo da zero. Non serve avere un talento, eh? Si può veramente imparare qualsiasi cosa e poi col tempo, piano piano si migliora e si diventa bravi, si diventa magari anche i numeri uno in quella cosa lì. Poi ovviamente dormire, mangiare bene, questo è fondamentale, quindi è importantissimo andare a dormire presto, è importantissimo fare dei pasti completi, ben fatti, mangiare in maniera equilibrata, darsi delle regole, quindi magari non bere, una regola che ho io ad esempio, che stando a casa è molto facile infrangere, è non bere mai alcolici durante la settimana, ad esempio, no? Io non bevo mai alcol dal lunedì al venerdì, poi nel weekend, siccome poi mi trovo con magari un amico, oppure vado dai parenti, oppure vado a pranzo dai miei, e c'è sempre un bicchiere di vino, allora li bevo. Perché altrimenti è facile poi durante la settimana dire bevo un bicchierino, bevo due, no? E stessa cosa vale per altre dipendenze, come quelle dal cibo, come quelle dal telefono cellulare, come quelle dalle serie televisive. Quindi darsi delle regole molto ferree e rispettarle. C'è molto orgoglio, no, nel rispettare le regole. Ci si sente molto forte quando si vede di essere capace di rispettare una certa regola. Poi è fondamentale, ragazzi, ve lo dico sempre, fare sport. Andare a correre, in particolare per quanto mi riguarda, è un modo di fare tanto sport, rimanere in forma, in linea, stare bene fisicamente in pochissimo tempo anche, no? Perché basta andare a correre un paio di volte alla settimana, un'ora per volta e già sei in super forma, no? Già sei in super forma, stai sempre benissimo, non hai mai problemi. E contestualmente meditare anche è molto importante. Se la corsa non la fate, ma avete un altro modo di svagare, di uscire con la testa dai problemi, eccetera. Qualunque esso sia, fatelo, no? La meditazione è uno di questi metodi. Meditare è molto importante, ti aiuta a distaccarti. E molto, molto importante mantenere attivi i legami sociali, che non vuol dire i legami social. Quelli sono troppo attivi, anzi a quelli bisogna rinunciare. Rimuoviamo le persone tossiche, via, via quelle con cui non andiamo d'accordo, che ci disturbano, che ci fanno stare male, via, subito fuori dalle scatole. All'inizio è brutto staccarsi dalle persone tossiche, ti dispiace un po', perché magari sono anche persone che conosci da sempre, quindi, ma poi dopo è un gran vantaggio. Nella tua vita arriva proprio il sole quando tu ti liberi dalle persone tossiche. E quindi puoi mantenere invece molto vivi i rapporti sociali con le persone invece con cui ti senti bene, con cui stai bene. Quindi sentirle spesso, telefonicamente, magari anche non messaggini o
o mettergli like su Facebook, no? Sentirli a tu per tu, di persona, per telefono, andare a trovarli se è possibile, organizzare qualche cosa con loro. Io, ad esempio, vado con i miei amici, tipicamente andiamo nel bosco, no? A passeggiare. Giovedì andrò a fare un giro nel bosco con i miei amici, così un pomeriggio insieme, per tenere vivi i nostri rapporti in questo momento difficile. Perché parlare è molto terapeutico, si sta molto bene, quindi cerchiamo di farlo molto spesso, ecco, in questo periodo. E questo è quanto, secondo me questi sono i consigli principali. Questi sono i consigli principali. Io, a differenza di Marco, di Erbe di Campo ed altri che hanno detto che hanno trovato delle opportunità nel lockdown, io non ho trovato grandissime opportunità, devo dire la verità. Forse perché già vivevo in quel modo, isolate abbastanza e senza lavorare, ma in generale anche per tutte le persone, per la maggior parte delle persone, trovo molto, insomma, trovo difficile che le persone riescano a trovare un'opportunità vera e propria nel lockdown. È più facile che si ritrovino costrette a cercare un metodo di sopravvivenza, ecco, più che altro. E quindi mi andava di fare questa live dove in qualche modo volevo partire spiegando quelli che sono i possibili danni psicologici che un lockdown, che un cambiamento di questo tipo può portare, per poi arrivare a dare alcune soluzioni molto semplici, che però sono quelle classiche, no? Che sono anche quelle che aiutano a superare il burnout in generale, di cui abbiamo già parlato. Piccole cose che però sono quelle che ti danno la lucidità mentale e che ti aiutano appunto a non poi non subire questi danni e vivere sereno anche in un momento così sereni, scusate, in un momento così difficile. Stop, leggo i commenti.